Grazie. Onorevole Patrizia Toia, prego. Col Consiglio di settembre il vero lavoro è cominciato e ora va attuato molto concretamente e molto rapidamente. Hotspot, identificazione, esame rapido delle domande, ricollocazione e rimpatri devono funzionare insieme perché tutto questo è collegato. Ci vuole una regia europea efficace e rispettosa dei diritti e dell'umanità di persone così cariche di sofferenza. Presidente Juncker, non ho domande per ora. Io la ringrazio per la determinazione e la convinzione con cui lei ha agito. Continui, la prego. Al Presidente Tusk, con molto rispetto, ma senza fargli sconti per l'alta responsabilità che ha, chiediamo un ruolo più deciso e più incisivo per convincere tutto il Consiglio che lei guida a quella responsabilità, a quella solidarietà, lei ne ha parlato nel suo intervento, che però non c'è stata e tocca a lei far fare passi avanti al Consiglio. Non mi è piaciuto, le devo dire, un certo tono salomonico del suo discorso, in cui lei ha distribuito qua e là un po' di responsabilità e ha messo sullo stesso piano paesi come l'Italia e la Grecia, con paesi che non citerò, ma che alzano muri, fanno leggi che danno da 3 a 5 anni per il carcere per chi trovano e non danno un bel esempio di quell'Europa che lei giustamente ha difeso all'ONU. Allora io le chiedo, siccome si sente dire le responsabilità dell'Italia, noi tra Schengen e la vita abbiamo scelto di salvare, di non restare con le braccia incrociate, di salvare bambini, donne e uomini come lei e come me. Sì, onorevole Toia, onorevole Wei, per un minuto, prego. Grazie, Presidente. L'Unione Europea è stata fondata per mettere fine a secoli di guerra, di egoismo nazionale, di